questa persona per te e come fare a, eventualmente perché usiamo i tarot danno anche dei suggerimenti, perché rispetto agli altri tarocchi, i tarot hanno la prerogativa di dare suggerimenti, di dare suggerimenti. E cerchiamo un po' di capire quindi come vanno le cose, cerchiamo di capire come vanno le cose e vediamo, vediamo un attimino. Quindi partiamo dai Taratarot, partiamo dai Taratarot e ovviamente cosa pensa, cosa prova questa persona per te? Ti suggerisco di fare, di pensare a una persona in modo tale da attivare, diciamo così, il meccanismo della sincronicità, sulla qua, meccanismo sul quale si basano i tarocchi, il meccanismo della sincronicità e di scegliere testimone. Abbiamo il primo testimone che è il Buddha, primo testimone che è il Buddha, secondo testimone che è la piramide e il terzo testimone che è la stele. Quindi abbiamo il Buddha, la piramide o la stele, quindi scegli uno dei tre, pensa a una persona e partiamo col Buddha, il primo testimone che è il Buddha. Vediamo cosa ci raccontano i Taratarot per questa stesa, cosa ci raccontano i Taratarot, cosa pensa, cosa prova per te. Nel frattempo Sissi, dimmi se si sente bene, se è tutto ok, se si sente bene, se è tutto ok. Con il fior fior di stipendio che ti pago, sì, dimmi se è tutto ok. E vediamo, vediamo cosa ci racconta per il Buddha. Si sente, va bene, ma si sente bene, si sente bene, tutto a posto. Bene, la nostra Sissi finalmente fa il suo dovere. Finalmente la Sissi fa il suo dovere. Tagliamo le carte, tagliamo le carte. Brava Sissi, allora tagliamo, scegliamo le prime tre carte e vediamo cosa pensa, cosa prova, cosa farà, ma con i suggerimenti evolutivi che ti danno i Taratarot, ovviamente. Beh, allora intanto quello che pensa è che insomma, cioè tu hai, beh, però siamo nel lato farfalla, tu comunque, insomma, pensa che lui dipende molto da te. Ecco, questo è il concetto un po' di fondo. Dipende molto da te perché non ci sono altre chance, non ci sono altre possibilità che non quello di interpretare gli eventi nel modo positivo. Cioè, questa carta ti dice, lui penserà bene se tu penserai bene di te, lui penserà male se tu penserai male di te. Questo è un po' il concetto, di questa carta. Purtroppo, o per fortuna, anzi direi, la realtà è quella che noi interpretiamo, come dire, il giardino e gli escrementi rappresentano le scelte della vita che ci offre. Le scelte, salutiamo la nostra Grenettina, Green Apple, la vera, Green Apple è la vera top, lei sì che conosce un re di valore, lei conosce Re Carlo. Re Carlo è uno, tutti gli altri sono nessuno, diciamo la verità, Re Carlo è uno, tutti gli altri sono nessuno. E quindi abbiamo, come possiamo dire, questa possibilità. Quindi dipende ovviamente da te. Se ti presenti come una merda, diciamo, questo dipende solamente da te. Attenzione perché il divenire ti invita a riflettere non solo sulla tua attrazione verso l'esterno, ma anche ciò che attiri. Quindi ti sta dicendo questo. Poi ovviamente questa carta è un po' il libertino, quindi rappresenta anche un po' la tentazione. Ti sta dicendo che in realtà questa persona ti darà della tentazione, ti darà una tentazione, sarai tentata, ma la tentazione dovrai cimentarti con la tentazione perché il libertino o il diavolo che è un maestro nell'arte seduttiva ti inventa una parte da esplorare, il tuo lato selvaggio. Ti invita a esplorare la tua parte, ti invita ad avere tutte le tue chance all'interno, questo è un punto fondamentale, quindi il libertino anela a tentarti. Tu dovrai saper gestire le tentazioni e quindi per te naturalmente,
splenderà bello alto nel cielo, forte il tarasole che porterà l'azzurro, la serenità, la positività, la luce, la vitalità, l'energia espressa verso il mondo esterno. E questo è un punto molto importante. Il tarasole è come un guerriero dell'azione, un simbolo di energia e di vitalità. Questa carta è un invito a prendere in mano le redini della tua vita con positività, determinazione, essere protagonista dell'azione. Quindi qua ci sono diverse chance che ti dicono, che ti enunciano i Tarot. Vediamo altre tre caselline. Abbiamo altre tre caselline con la fedeltà, quindi anche in questo caso, beh, tutto sommato ti vede come una persona fedele e pensa di voler costruire comunque qualcosa sulla base della fedeltà, anche se il rischio è che, come tutte le cose, possono trasformarsi. In realtà potrebbe anche vederti come una persona infedele, dipende anche un po' qua dall'atteggiamento che uno ha, no? Se ti presenti istituzionale, ti vedrà sicuramente come una donna fedele nei secoli, come l'arma dei carabinieri. Se ti presenti come azzoccolata, tenderà a vederti azzoccolata. Però tu devi saper far tendere l'elastico del desiderio, ovviamente, perché se non ti fai desiderare, questa persona ti leverà dai coglioni. Devi saperti far desiderare, ma devi sapere anche fare degli atti di coraggio, devi dimostrare a te stesso o a te stessa che tu vali, quindi che tu vali. Minimo devi conoscere un re, minimo devi conoscere un principe, altrimenti oggi, a oggigiorno, chi non conosce un re, chi non conosce un principe, vale poco. E quindi è importante, diciamo, salutiamo la nostra Francesca. Quindi queste sono tutte carte che rimandano, diciamo, sono tutte carte che rimandano alla tua positività, e questo è un punto fondamentale. È molto importante avere delle chance, è molto importante avere delle possibilità per entrare finalmente in contatto con la tua vita, per entrare finalmente in contatto con la tua vita. Bene, questo io credo che sia un punto importante, credo che sia un punto fondamentale, che diciamo che possa essere veramente, veramente basilare per te, veramente importante. E questo è un punto fondamentale. Esatto, meglio conoscere il maestro, brava, brava. Però comunque questo l'atto di coraggio ti dice che tu devi agire nonostante la paura. Non significa che tu hai paura, ma significa che devi agire durante la paura. E poi è venuta questa carta che rappresenta la manna dal cielo, che ti dice che l'universo ti dà le possibilità, però devi fare attenzione a non far cazzate, devi essere sempre allineata, devi essere sempre una persona allineata, devi essere sempre una persona coerente e mantenere una linea, diciamo, positiva, perché altrimenti c'è la punizione del piccione. Il piccione, salutiamo la nostra Betty Cottage. Il piccione rappresenta un po' anche il karma, l'imprevedibilità della vita. Se tu sei una persona menzognera, salutiamo Crazy Roby, ringraziamo Rosy. Se tu sei una persona menzognera, se tu sei una persona che non riesce a sviluppare al meglio le sue caratteristiche, c'è il piccione che ti potrà sempre punire. Diciamo, il piccione, la punizione del piccione potrebbe essere sempre in agguato, perché il piccione rappresenta quell'incognita apparente di uno zero che esiste tra la rossa e il nero. Quindi questo abbiamo il nostro Crazy Robby, Crazy Robby.
L'incognita apparente di uno zero è quella cosa lì tra il rosso e il nero che rappresenta l'incognita apparente di uno zero. Il piccione vede tutto, il piccione sa tutto, è l'occhio, il piccione è l'occhio, e quando diciamo deve elargire la sua punizione, il piccione non ci pensa due volte, perché il piccione punisce, e quindi bisogna essere svilupparsi in modo sincero, e quindi questo è un punto molto importante. Il piccione altrimenti colpisce, il piccione colpisce. E, grazie Crezzi, quindi noi dobbiamo, diciamo, saper mantenere fede a noi stessi. Questa è la prima stesa, dei Taratarot, la stesa del Buddha. Quindi diciamo che le possibilità ci sono, la possibilità che il Tarasole splenda nei tuoi confronti c'è, è importante però che mantieni una linea positiva nella tua vita, devi mantenere una linea positiva, questo è un punto importante, perché se non si mantiene una linea positiva, se non si mantiene coerenza, ovviamente in questo caso ci sarà la punizione del piccione che vede tutto, sa tutto con i suoi colpi nascosti del piccione, che non si sa mai i colpi del piccione quando si manifestano possono essere addirittura tremendi, il colpo del piccione. Quindi fate attenzione, mantenete la vostra linea ferma, perché questo è veramente importante, mantenere una linea positiva. Bene, quindi abbiamo, direi, esaurito questa prima stesa, e adesso passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Poi brevemente faremo in 3 secondi quella della stele. Allora, vediamo, passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Quindi cosa pensa, cosa prova, come ti vede, cosa farà? Deve andare. Ho visto un re. Salutiamo Rosy. Ho visto un re, vediamo la stesa della piramide. La bambola, Carmela è una bambola. Mi raccomando, giovedì non mancate a questo straordinario appuntamento sul canale Massimo Taramasco. Scopriremo chi è la bambola, tutti i segreti della bambola, e avremo la bambola con la Perotti. E bambole Perotti potrebbe essere bambolotti. Abbiamo bambolotti, cioè l'unione tra bambole Perotti, bambolotti. Chi è? Abbiamo i bambolotti, l'unione tra bambola e Perotti, bambolotti. Allora, mescoliamo, tagliamo, e siamo ovviamente alla stesa della piramide. Siamo alla stesa della piramide. Allora, tagliamo, scegliamo le prime 3 carte, vediamo cosa ci racconta la stesa della cosa ci racconterà la stesa della piramide. Beh, non è male. Allora, c'è di nuovo il divenire, è apparso nuovamente il divenire. E che cosa ci dice il divenire? L'abbiamo già detto, il divenire ti dice che quella persona ti vede in funzione di come tu ti presenti. D'altra parte è dentro di noi che ci sono le possibilità. Salutiamo la Betty Kotich, bravissima pittrice, la veneziana Betty Kotich. Dipende esclusivamente da noi come vedere le cose, quindi presentati come un bel giardino e attirerai farfalle, presentati come una merda e attirerai le mosche. Quindi ti vede in funzione di come tu ti senti, quindi tutto dipende da te.
Ovviamente abbiamo l'altra carta che è quella delle tre lune, e quella delle tre lune che ti dice che la carta delle tre lune rappresenta un omaggio all'energia femminile e rappresenta un po' l'evoluzione femminile, no? Che ti insegna che ogni costellazione ha una sua femminilità e non è mai troppo tardi. Qua abbiamo rappresentato, diciamo, le tre principali. Abbiamo Malgasheta Malgascia, diciamo, che è la luna crescente, la Malgasciona, che è la luna piena, e la Carampana, che è la luna calante. Ma anche se tu fossi nella fase della vita della Carampana, non devi disperare, perché in realtà oggi hai nuove possibilità, nuove chance. In realtà, come dire, la Carampana di oggi è come la Malgasheta di ieri. Perché oggi con l'evoluzione tutto ci sono aperte nuove possibilità. Hai la possibilità di entrare dopo la carampanaggine nel Museo delle Cere, e poi, passato il Museo delle Cere, è vero, consiglio di uscire solo di notte, esatto, perché di notte la luna ti fa bella, esatto, di notte tutte le donne sono belle, quindi esci solo di notte. Perché di giorno il sole potrebbe illuminarti troppo, si potrebbero vedere le macerie, mentre invece di notte le macerie si vedono di meno. Non ti spogliare mai del tutto, perché sennò si vedrebbe tutta la roba che non va. Invece, insomma, però poi ci sono queste possibilità, la bella di notte, fai la bella di notte, vedrai che arrivano i risultati. Poi, a seconda della tua zona, diciamo, tieni presente che poi dopo questa cosa qua ci sono, appunto, c'è ancora la possibilità di viverti il Museo delle Cere, di viverti, diciamo, la mummia 2 ritorno, lo zombie 2 ritorno, e per arrivare fino alla mummia 3, che sarebbe il punto di non ritorno, per poi magari diffonderti nell'angelo di luce e diventare un Elohim. Quindi vedi che hai tantissime possibilità ancora. E poi abbiamo anche, ti dice che anche, questa è un po' in assonanza con questa, ti dice che il tuo successo dipende esclusivamente dall'armonia interiore che saprai creare. E se saprai creare un'armonia interiore, per te la metafora del bello si avvicina, cioè il ristorante a 5 stelle. Se non saprai creare un'armonia interiore, la metafora del brutto, cioè il parcheggio del cimitero, per te si avvicina. Quindi dipende tutto esclusivamente da te. Tutto dipende esclusivamente da te. Allora, abbiamo altre tre carte. Beh, intanto viene fuori il Taramantra, che il Taramantra è la carta che ti sta dicendo che hai la possibilità di migliorarti. Il Taramantra ti invita all'affermazione, all'amore per te stesso, un inno, una melodia che vibra nell'aria, come un canto di gratitudine per ogni stagione della vita. Questa carta, il Taramantra, ti insegna che tu hai la possibilità, hai la chance di, diciamo, di raggiungere dei risultati. L'uroboro rappresenta la ciclicità senza inizio, senza fine. La luna rappresenta anche la completezza, il sole rappresenta la forza, la potenza, l'integrazione. Quindi tu recita con fiducia il Taramantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Attenzione, perché questo Taramantra ti invita a celebrare il tuo valore ogni giorno, anche nelle difficoltà. E in assonanza col Taramantra abbiamo l'atto di coraggio. L'atto di coraggio, che è un'altra carta molto interessante, perché ti dice che, insomma, la paura può essere superata attraverso l'atto di coraggio, che va inglobata la paura e il coraggio. L'atto di coraggio ti insegna che la vera forza interiore, come il ruggito nascosto dietro le apparenze, diciamo, di un gattino, c'è il ruggito di un leone. Quindi cerca di far emergere il tuo atto di coraggio, e hai questa possibilità, diciamo, anche sviluppando un po' di ricerca. La conoscenza, la ricerca, lo sviluppo spirituale è fondamentale. Devi cercare il pelo nell'uovo, ma non devi farti distrarre dalle lucciole, cioè non devi prendere lucciole per lanterne. Devi guardare la lanterna, che è il tuo riferimento, e andare avanti. Senza paura, senza timore, senza paura, senza timore.
Abbiamo nuovamente la carta dell'attaccamento che ti dice che hai qua due possibilità, anche qua. Da un lato è quella negativa della patella sullo scoglio, ma dall'altro puoi ribaltare la situazione e diventare una sirena in grado di attrarre. Queste carte doppie ti lasciano sempre due possibilità, due possibilità. E quindi cerca di sfruttare la possibilità migliore. Sono delle belle carte che ti responsabilizzano molto. Ho deciso che torno a Malgashona. Bene, la nostra Perotti vuole invertire il corso del tempo. Che non è detto che sia possibile. Invertiamo il corso del tempo. Io potrei tornare Malgascetto, ad esempio. Io da Malgascio che sono, potrei tornare Malgascetto, cioè al di sotto dei 30 anni. Salutiamo Roxy, Roxy Rosa. La Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare, iscrivetevi al canale. Però non è il canale Roxy Rosa, è il canale Pepe Rosa. Che sei mummia e mummia, Befana, tu sei la mummia 3, il punto di non ritorno. Sei la mummia 3 tu, sì, il punto di non ritorno sei. E non diventerai neanche un Elohim di luce, ti fermerai la mummia 3, punto di non ritorno e basta. Sei al punto di non ritorno, sei. Allora, salutiamo Carmela. Carmela è una bambola. Salutiamo la bambola. E vediamo la stele, la terza stesa, che è la stesa della stele. Ci deve lasciare. Ma non fai un cazzo tutto il giorno, Carmine. Non fai un cazzo tutto il giorno. Vai lì nella reception dell'hotel a non fare niente. E si lamenta, vai alla reception dell'hotel a non fare niente, vai a dormire, vai. Infatti arrivano lì tutti nell'hotel, suonano, nessuno arriva col campanellino lì, plin, nessuno arriva. Poi sentono un rumore di sottofondo che sembra quasi un russare, ma invece è proprio un russare, e arriva lo zombie che si emerge dal sonno, e dà delle stanze a muzzo, cioè uno una volta l'ha messo nel cesso, cioè, come mai qua? Cioè, non vedo letto, vedo solo cessi, cioè, ha sbagliato, gli ha dato il cesso come camera, a un altro l'ha messo nello sgabuzzino, ci fa, vedo buio. Vedo tutto buio, ma come mai vedo buio? Cioè non si capisce niente, in mezzo alle scope. A un altro è finito lo sgabuzzino. Di notte, addormentato, sbaglia. Mescoliamo le carte. A un altro l'ha messo in lavanderia, dentro la lavatrice, e ha fatto la centrifuga, e quella ha detto, beh, almeno sono pulito, e gli sbatte tutti nei posti sbagliati, al cesso, alla lavanderia, nello sgabuzzino, mai ne c'entrasse uno nella camera, allora, neanche per sbaglio lo c'entra nella camera. Mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono i Tarot. Tagliamo, vediamo cosa ci dicono i Tarot. Quando si ha sonno, male. Il Toy Boy è uscito, il Toy Boy, quindi vuol dire che troverai un uomo più giovane di te. Un ragazzo che gioca, un toy boy, si farà avanti il toy boy nella tua vita, si presenterà il toy boy, il ragazzo che gioca qua sarà sicuramente un malgascetto, un ventenne che ti vede come la nave scuola, ti vede come la vecchia da, diciamo, da usare come nave scuola, da svuotarsi le palline da tennis. E avrai questo toy boy che, diciamo, ti vede giustamente come una donna anziana che,
che però potrebbe farli da nave scuola, quindi mi raccomando, potresti essere la nave scuola dei tuoi boy. Però c'è anche la contrapposizione dell'uomo alfa, il maschio alfa, quindi hai questa possibilità forse di scegliere, superata la fase dei tuoi boy, potrebbe emergere per te un uomo migliore, un uomo alfa, che ha anche dei pensieri positivi nei tuoi confronti. Questo uomo alfa è il personaggio, diciamo, che spalanca il palco dei Tarot, è l'imperatore, che è un uomo misterioso. Questa persona che ti cerca, che ti pensa, è un uomo misterioso, di potere, autorità, ha un dominio, è come un eroe mascherato, pronto a difendere il regno e la sua regina, questo è pronto a difendere la regina, che sarà mai, magari sarà il re di Rosi, non sappiamo, però è pronto a difendere la regina con la spada, con la doppia spada, la spada a doppia lama, molto importante il simbolo della doppia lama, la spada che difende e offende, quindi questo... ovviamente questa carta ti invita a esplorare la forza se sei maschio, e se sei donna a lasciarti andare, a farti penetrare, diciamo così, dalla spada che può entrare, la spada di fuoco dentro di te, e lasciare un segno, il segno di Zorro. E anche qua abbiamo il Calesse. Ecco, qua dipende da te, qua e qua viene proprio la grandezza dei Tarot che ti dicono tutto. E tu vuoi andare verso il Toy Boy o vuoi andare verso l'uomo alfa? Perché in realtà avresti queste possibilità, ma dipende da te. Se trovi la tua forza interiore, attirerai probabilmente l'uomo alfa, se trovi la tua armonia interiore. Altrimenti, se sei dissociata, attirerai, come metafora del parcheggio del cimitero, il Toy Boy, che poi il Toy Boy più che al parcheggio del cimitero non ti può portare, e quindi avrai questa doppia chance, questa doppia possibilità di essere uomo alfa, di trovare l'uomo alfa, o di essere, nel caso tu fossi un maschio, uomo alfa, e quindi dipende anche in questo caso totalmente da te. Dipende totalmente da te cosa fare, come fare per ottenere dei risultati. Vediamo. Oh, bene. Anche qua c'è di nuovo questa carta che emerge, la carta doppia dell'attaccamento, che ti dice che anche qua, certo che se tu sei l'appiccicosa, l'uomo alfa se ne va via. Cioè, questo ti dà dei suggerimenti. Tarot sono la grandezza, perché essendo le carte più antiche in assoluto del panorama dei tarocchi, diciamo che il pantheon delle lame dei Tarot è un pantheon molto antico, che risale probabilmente, come dicevamo, ai testi sumeraccadici. Nei testi sumeraccadici già Zakaria Sitchin citava i Tarot, dove gli Elohim raccontavano, nei testi sumeraccadici, gli Elohim raccontavano di aver scoperto loro da altre civiltà, probabilmente gli Arturiani, probabilmente i Venusiani, non sappiamo quali tra le più antiche civiltà del nostro universo. Sapete che il nostro universo ha vissuto, ha visto tante civiltà, alcune si sono distrutte, la prossima che si distruggerà è la nostra. Oramai anche nel Vangelo c'è scritto, siamo vicini, perché le civiltà arrivano fino a un certo grado di sviluppo, poi tra guerre atomiche e qualcosa del genere svaniscono. La nostra sarà la prossima, però ci sono civiltà che in realtà sono durate molto di più, come i Pleiadiani, gli Arturiani, sono diventate entità di luce. Si parla già che i Pleiadiani utilizzassero i Tarot nelle loro divinazioni. E quindi qua ti sta dicendo che non devi fare la patella sullo scoglio, perché se fai la patella sullo scoglio, praticamente attirerai sicuramente i tuoi boy. Tu diventa una sirena, inizia a sviluppare il canto della sirena e attirerai l'amore, perché questa persona è legata a te da un fil rouge a doppio mandato. Quindi è una persona che pensa molto a te, è una persona che ha voglia di, diciamo, sono due figure che sono collegate da un, diciamo, sono connesse da un fil invisibile, simboleggiano una connessione profonda, una connessione spirituale. E questo filo rappresenta un legame indissolubile che unisce le anime gemelle, lasciando uno spazio, diciamo,
a entrambe per crescere e fiorire, quindi l'amore potente penetrerà nella tua vita, ti sconquasserà. E tu dovrai cercarlo però, qua sta a te il merito di cercarlo. Cerca la lanterna, non lasciarti abbindolare dalle lucciole, tu devi puntare dritto alla lanterna, trovare il pelo nell'uovo. La notte rappresenta la ricerca interiore, il mistero, l'introspezione, questa grande chance, questa grande possibilità di scoprire veramente il vero amore che si può manifestare nella tua vita, questo vero amore che potrà manifestarsi. E il desiderio è la chiave. Sviluppa il desiderio, cerca di farti desiderare, ma dare anche possesso. E la vera forza di chi sa conquistare è dosare al meglio desiderio e possesso, possedere e desiderare. L'equilibrio tra il desiderio e il possesso è la cosa fondamentale per poter trovare, diciamo, per poter attrarre anche pensieri positivi, per poter attrarre anche situazioni positive nella tua vita. Quindi attenzione, perché l'asco del desiderio ti deve far riflettere, cioè sull'opportunità anche di crescita interiore. Abbiamo diciamo queste grandi chance, queste grandi possibilità. Quindi il desiderio è la chiave, ma l'equilibrio tra il desiderio e il possesso è veramente la chiave. Bene, detto questo, abbiamo esaurito questa stesa per oggi. Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi invito a iscrivervi al canale.